Ciao a tutti, se ve lo state chiedendo, non si tratta di un errore di montaggio. Abbiamo infatti deciso di iniziare questo video con alcune scene della serie TV Sons of Anarchy perché la moto di cui vi stiamo per parlare trae spunto dal punto di vista estetico proprio dalle moto protagoniste di questa serie TV. Adesso, prima di cominciare, sigla! Ed eccola qui, Harley Davidson Lowrider S, modello che la casa americana ha presentato come unica novità del 2020, che monta il motore più performante a listino nella casa di Milwaukee e che soprattutto ha una ciclistica aggressiva e dettagli da pura custom USA. E se ve lo state chiedendo, è proprio qui che entra in gioco la serie TV Sons of Anarchy, perché moto con una posizione di guida simile, quindi con una sella incassata, pedali centrali rialzate, questo manubrio bello spinto in avanti, è uno stile che è nato proprio dalle moto protagonista di questa serie. Il protagonista Jack Steller, interpretato da Charlie Hunnam, nelle prime stagioni guida infatti una Dinar Super Glide Sport del 2003, nera, aggressiva, con un semicupolino immediatamente riconoscibile e con l'immagine del Reaper aerografata sul serbatoio. Una moto ovviamente kittata, caratterizzata da pedane raccolte e rialzate e manubrio alto montato su supporti dritti. Negli USA la chiamano Coastal Style, ovvero stile costiero, nato sulla scia proprio di Sons of Anarchy e a cui Harley Davidson ha attinto per realizzare la sua Lowrider S. E per renderla ancora più simile al modello protagonista della serie TV, Harley Davidson sul suo modello di serie ha eliminato anche tutte le cromature a lei care, sostituendole con un bel nero opaco che rendono la Lowrider S molto aggressiva e gli danno anche quell'immagine, perdonateci un pochino il termine, grezza. Un legame decisamente stretto quello tra Harley Davidson e Sons of Anarchy, tanto che la casa americana, dopo aver visto e registrato il successo dei primi 2 anni della serie, ha deciso di fare del product placement decisamente aggressivo. Tanto che abbiamo visto Teller e i suoi compari abbandonare progressivamente le loro moto in favore di modelli che fossero già a listino Harley Davidson. Vista così, quindi, è un po' cerchio che si chiude, un omaggio di Harley Davidson a una serie che ha avuto un successo decisamente globale. Tornando alla Lowrider S, quindi, stile da film, senza dubbio, ma anche ciclistica e motore tremendamente concreti e soprattutto muscolosi. Il motore, infatti, il vigoroso Milwaukee 8, il bicilindrico a 45 gradi da ben 1868 centimetri cubi, distribuzione monoalbero, 4 valvole per cilindro, doppia accensione e doppio contralbero. La coppia dichiarata per questo bestione è di ben 155 Nm a 3000 giri al minuto. Per quanto riguarda i cavalli, invece, il nostro centro prove ha rilevato circa 84,9 cavalli alla ruota. A parte l'ABS, non c'è nessun controllo elettronico, a riprova ennesima che questa, se ancora non si fosse capito, è una moto per veri duri. Il telaio a doppia culla è come quello delle altre Softail, quindi il motore è fissato rigidamente per offrire una maggiore reattività anche nella guida sportiva. Il forcellone finto rigido invece in realtà è collegato a un monoammortizzatore che è nascosto sotto la sella, regolabile nel precarico. Di qualità anche la forcella a steli rovesciati da 43 mm, del tipo a cartuccia singola, che irrigidisce l'avantreno e migliora la frenata e la maneggevolezza. L'impianto frenante anteriore a doppio disco da 300 mm offre una potenza decisamente elevata, ma ben modulabile, grazie anche allo sforzo alla leva abbastanza ridotto. Gli pneumatici sono Michelin Scorcher 31 ad alte prestazioni. Ma come si sta in sella la Lowrider S? Beh, allora, innanzitutto è giusto dire che la posizione di guida va decisamente interpretata. La sella incassata e le pedane centrali rialzate non sono il massimo per chi supera il 1,70 m. In più, il manubrio bello alto e spinto in avanti obbligano il pilota a una posizione decisamente aggressiva. Diciamo non comodissima, vista da fuori è una posizione di guida parecchio suggestiva.
La protezione dall'aria è discreta, considerate le dimensioni del cupolino, e le pedane hanno una buona luce a terra. Relativamente più leggera delle altre Softail, la Lowrider S ha un comportamento di guida quasi da stradale più che da custom. Il passo è molto lungo, ma le sospensioni tarate sul morbido sono efficaci e l'impianto frenante è all'altezza delle prestazioni e anche del peso. D'obbligo prestare molta attenzione però quando si molla la frizione, soprattutto su strade con poca aderenza. Non avendo alcun aiutino elettronico, infatti, la coppia esagerata del motore fa patinare la ruota appena si apre un po' decisi il gas. Insomma, l'Harley Davidson Lowrider S è una moto che ci sentiamo di definire innanzitutto una moto maschia. Ha in sé tutti gli stilemi tipici delle moto di Milwaukee, senza però gli infiocchettamenti classici delle moto di produzione attuale. La potenza è bruta, è entusiasmante, ma non ci sono aiutini elettronici. La posizione di guida è incassata, incarognita, tutta da interpretare. Eppure la ciclistica è rigorosa e permette di divertirsi, e anche parecchio. Lo stile è essenzialmente quello della moto di un fuorilegge, lo potete vedere. Però il prezzo invece è un prezzo tipicamente da Harley Davidson. L'Harley Davidson Lowrider S in versione base, così come la vedete, costa 20.300 euro, un prezzo alto in termini assoluti, ma che tutto sommato è in linea con quello che è il listino Harley Davidson. Ci sentiamo di consigliarla? Beh, senza dubbio sì, e non soltanto per l'aspetto estetico che vi catapulta immediatamente in una puntata della serie TV Sons of Anarchy, ma anche perché i contenuti di questa moto sono decisamente interessanti, a partire dal motore, che è un concentrato di potenza e divertimento, ma anche la ciclistica, che comunque dimostra di essere rigorosa e anche nell'utilizzo cittadino parecchio versatile. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un mi piace qui sotto, seguirci sui nostri canali social, sul nostro canale YouTube e ovviamente sul nostro sito insella.it. Da Massimo Migliani e della Harley Davidson Lowrider S è tutto, per cui ci vediamo in sella alla prossima moto. Ciao!